Care amiche e amici, che ormai da molto tempo mi seguite nel mio canale di Spreaker Santen Chan, vi saluto a tutte e tutti. Qua è mezzogiorno e un minuto. Là in Italia deve essere circa le 16 e un minuto. Approfitto a che sto installando nuove configurazioni nel mio computer perché l'ho dovuto reinizializzare a fabbrica per degli inconvenienti che ho avuto con l'editore di video, che aveva perso un archivio di sistema. Per comunicarvi quello che già avrete notato, quelli che mi seguono nel mio canale di Spreaker. Cioè, ed è sempre che tarda molto il computer a reinizializzarsi perché sta al 32% delle attualizzazioni completate. Cioè, già l'ho reinizializzato, però adesso tarda molto perché tutte le attualizzazioni che ci sono state tantissime. Infatti adesso le devo scaricare da Microsoft perché prima o poi cesserà di avere supporto a questo sistema operativo. Però, dicevo, ho dovuto iniziare a scancellare delle vecchie trasmissioni nel mio programma. Il mio broadcast in italiano, il broadcast in italiano di Santen Chan, perché non c'avevo più spazio. Spero voi mi comprendiate. Tanto quello che ho dovuto iniziare a cancellare non era di trascendente importanza. Ecco che adesso posso iniziare a mettere la chiave di accesso al computer. Adesso vediamo che entro nel canale di Santen Chan di YouTube per vedere come stanno le cose. Però ho dovuto iniziare fuori dal computer questo live broadcast perché ho dovuto reinizializzare il computer. Ecco che c'ho Windows che adesso sta bello acceso. Voglio mettere l'antivirus. Vediamo. Oggi che è 12. Vediamo, non so come funziona il Microsoft Sky, qua che Sky Drive, che mi si è aperta questa applicazione, che io non, anche il Microsoft Silver League, non so come si usa. Però vediamo un po' di fare Windows Update. Dopo dovrò cercare. C'è una attualizzazione importante disponibile. Un pack, service pack, 44 megabit. Installiamola. E poi adesso entro finalmente con Chrome in YouTube. Beh, spero che tutti voi stiate bene. Ho visto che seguite molto il mio canale Santen Chan in Spreaker e che vi piacciono molto i commentari che io faccio ai telegiornali. Bene, spero di poterne fare altri. Adesso accedo e faccio questa diretta per comunicarvi dal vivo a tutti voi. Quello che faccio, non ho comunicazioni, entro al canale. Vi voglio ringraziare tutti voi per la squisita attenzione che date a quello che faccio. Infatti siete 97 iscritti al mio canale YouTube Santen Chan e mi avete visto i video 5.000, no, perdon, 7.573 volte. Infatti schiacciando in informazioni è quello che si può vedere. Adesso voglio trovare i nuovi canali iscritti al mio, perché così io poi li metto fra i miei preferiti. Metto tutti i canali che, per quanto possibile, si iscrivono al mio canale come preferiti.
Quindi sapete che vi faccio molta pubblicità se vi iscrivete al mio Santo Enchant, per quanto mi è possibile, perché magari non è che è lì per lì. Ecco, come vedete molti canali sono iniziati in automatico a riprodursi e io per quanto possibile mi iscrivo a tutti quelli che si iscrivono. Pazzia è il mio secondo nome, dice questo canale. Speciale un anno su YouTube, guida Super Smash. Non so chi l'ha fatto, ma è un ragazzino molto simpatico. Non so. Si è iscritto al mio canale, io mi sono iscritto al suo. Ecco qua, c'è Mattia Scire, che io non mi sono iscritto al suo canale, ma adesso lo faccio e lo metto fra i miei favoriti. Chiunque. Chiunque veda il mio canale adesso vedrà fra poco che mi iscrivo. Tratto di disiscrivermi da tutti i canali molto importanti che diciamo. Ah, adesso c'ho la nuova versione del 2012 che mi è venuta di nuovo con tutte le attualizzazioni del Movie Maker, perché prima ci ho avuto dei limiti a editarlo, ma no, non potevo editare in MP4, allora ho dovuto editare l'ultimo video con il formato Windows, però adesso che ho attualizzato tutto il sistema, beh, quello mi è venuto a distrarre perché adesso voglio appunto fare quello che vi ho promesso. Vi faccio vedere che mi iscrivo a Mattia Scire, che si è iscritto al mio canale, e non entro perché? Perché devo disiscrivermi da, per esempio, questo che vedo canale. Quando sono canali troppo importanti non si iscrivono al tuo. Io preferisco iscrivermi. No, questo non è un canale molto importante. Univision, Candy. Quando sono di media, soprattutto. Ah sì, questo sì. A, B, E. Beh, non dico da quale mi disiscrivo, però. No, sì, quando sono di notizie. Che poi. Ecco qua. Ecco quindi che mi iscrivo, che c'è solo 6 iscritti, a Mattia Scire, e lui si è iscritto a me, mi sembra giusto che io mi iscriva a lui, ecco qua, e lo aggiungo fra i miei favoriti. Poi c'è Gianni Godi, sono già iscritto di Gianni Godi. Perché purtroppo non, ci sono anche molte persone che io cerco gli iconi nuovi, quelli che non conosco, perché ci sono molte persone che sono iscritte al mio canale e io non le riesco a identificare. Cookie Kata, sì, sono iscritto di molti. Vediamo un po'. Scusate se io non mi posso iscrivere a tutti quelli che si iscrivono al mio canale perché a volte non mi appaiono. Ogni volta che si apre un canale succede. Io devo cercare questo casino, poi succede che a volte non risulto iscritto, quindi se mi iscrivo mi disiscrivo. Questo è iscritto, iscritto, iscritto.
iscritto. Vi prego a tutti quelli che sono iscritti al mio canale di dirmelo, perché a volte hanno un'iscrizione occulta e io non mi posso iscrivere al loro canale. E questo mi spiace perché vorrei contraccambiare tutte le iscrizioni. E a volte quindi vado a casaccio a vedere chi si è iscritto nel mio canale e magari trovo che non sono iscritto, però devo cercare moltissimo, perché a volte il messaggio iscriviti, iscrivimi, io mi iscrivo e mi perdo, per metterlo fra i favoriti, no? Però vabbè, è una tensione mia di metterlo fra i favoriti, magari non a tutti gliene frega, però vi voglio ricordare che il mettere il video fra i favoriti e anche il canale fra i favoriti gli dà più popolarità, quindi non basta solo iscriversi al canale, bisogna metterlo fra i favoriti, io lo faccio, magari altri non lo fanno, è una cosa che sento di fare io e vabbè, uno dice ma non ha un'utilità pratica, e no, perché se più passi più in vista, diciamo, quindi io devo fare questo doppio lavoro. Se voi mi mandereste dei privati dicendo mi sono iscritto, non è necessario fare un post-it dei privati, vabbè, comunque sembra che per adesso tengo tutte le iscrizioni sotto controllo, cioè le ho aggiornate tutte nella mia pagina di favoriti, quindi andate a vedere non solo le iscrizioni totali, va bene, ma anche le iscrizioni dei canali favoriti, è praticamente una catena di Sant'Antonio. Molte volte nella mia pagina ho messo i miei canali favoriti, la truppa dei fedeli iscritti. Io stesso, mi compare la scritta iscriviti, 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 però in realtà sono già iscritto. Se io vado a marcare iscriviti, mi disiscrivo dal canale, quindi devo aprire il canale e vedere se sono iscritto. E molte volte sono iscritto. Quindi si genera questa confusione, che io stesso non so a quale canale sono iscritto, perché vado a vedere la lista dei canali iscritti da me e invece risulto disiscritto. Poi vado a fare clic in Reload e risulto iscritto in molti, però non in tutti, o in quelli che risultavo iscritto risulto disiscritto. Quindi devi andare per forza nel canale per vedere se stai iscritto o no. Invece nella lista che c'è giù, iscrizioni, risulto iscritto in tutti, pure in quelli che risulto disiscritto, e quindi per quello che se mi mandate un messaggio, adesso sono, ecco, ho aumentato di 100 le visualizzazioni, erano 7.558, adesso sono 7.658, vado al canale, vi ricordo che il mio ultimo programma per la serie La rubrica letteraria, ecco a voi i miei libri preferiti, e una lettura di un libro che già avevo presentato prima, la lettura dell'insegnamento del Buddha Dharma, edito dalla Bukkyo Dendo Kyokai, e nell'ultima lettura, La vita del Buddha, leggo in pratica il primo capitolo della prima parte dell'opera, che si divide in tre parti, ciascuna mi sembra di tre capitoli, che ciascun capitolo ha tre parti ciascuna, che ha tre paragrafi, una cosa del genere, no? Molto ben strutturata, molto simmetrica. Allora, La vita del Buddha sono le prime 12-13 pagine. Io leggo La vita del Buddha, poi ci sarebbero altre due parti nello stesso capitolo, e non so se ci sono nella prima parte tre capitoli, eccetera. Ce l'ho qua il libro, adesso leggo, sì,
La prima parte ha tre capitoli. Il primo capitolo è il Buddha Sakyamuni, che si divide in la vita del Buddha, e la seconda parte le ultime parole del Buddha. Poi il secondo capitolo, il Buddha eterno, che si divide in la sua bontà amorevole e i suoi voti, seconda parte l'aiuto del Buddha e i metodi di salvezza, la terza parte il Buddha eterno. Il capitolo terzo della prima parte, la figura del Buddha e le sue virtù. Primo, i tre aspetti del Buddha, secondo il manifestarsi del Buddha e terzo le virtù del Buddha. Poi c'è, vabbè, no, ci sono quattro parti, mi sembra, o cinque con l'appendice. Poi la seconda parte è il Dharma, che si divide in cinque capitoli, e non li sto a elencare tutti i paragrafi che ci sono, perché sono tantissimi, sono da pagina 38 a pagina 110. E poi la quarta parte, come praticare il buddismo, che forse è la più interessante, perché i cenni storici e l'esposizione dottrinaria, che è il Dharma, quasi tutti la conoscono, ma magari consigli di come praticare. Poi c'è la 1, 2, 3, la quarta parte, che è la comunità, e quindi come vivere il buddismo, che anche ha tre divisioni in tre capitoli. Mi sembra sì, tutte e tre i capitoli della la comunità, che è la 1, 2, la quarta parte del libro, che ogni capitolo, i tre capitoli della quarta parte della comunità, sono divisi in tre paragrafi ciascuno. E poi viene l'appendice, che è un po' misto. È un libro voluminoso, è un volume molto, che arriva a avere 310 pagine più o meno, comprendendo anche le pagine in bianco, che non sono molte. E quindi ci metterei molto tempo. Ho già messo mezz'ora a leggere La vita del Buddha. Quindi